penso sia una delle intro più brutte della storia delle intro brutte di questo canale. Secondo me non vedete niente, però stamattina sono uscito di casa anche di fretta, non potevo fare l'intro in casa perché c'erano i miei che dormivano, sono esattamente le 5-6 minuti. Destinazione, aeroporto di Bergamo, aereo, e si va a Stoccarda. E cosa che invece si prende il latte? Cioè raga, mi sono cagato addosso appena ho visto questo robo qua. Benvenuti raga, benvenuti a casa mia. Questa è la mia dimora. Quanti giardini? È tutto un giardino, eh? Ma pensa al giardiniere che fa sti giardini, eh? Perché Jacopo l'italiano medio in vacanza. Due crepe, cappuccino. Che marca, sti cappuccini, su scosso, vuole ti lasci? Come fa il coccodrillo lì? Roar. Road to Stoccarda. Stiamo andando a Stoccarda? Ma andiamo a Garda, ma io. Andiamo a figa. Sono inquadri, l'orecchio mi inquadri. Almeno inquadrate le fighe. Allora, è di tutto. Scusate per l'intro brutta di prima, era presto, cioè dovevo fare le cose, dovevo andare a prendere i ragazzi. Ci sono i ragazzi, c'è Jacopo, c'è la Simo, grandi, c'è l'Elisa, fatti un primo piano di quelli brutti, Elisa. Fate, lo faccio io, te lo faccio io. Grande Elisa! Ok, raga, bisogna guidare prudenti in autostrada, ok? Stiamo andando a Bergamo, all'aeroporto di Bergamo. Dov'è Jacopo? Vittorio Alserio. Com'è che si chiama? Vittorio? Alserio. Vittorio Alsenzio, ed è l'aeroporto... mi è uscita la marcia. Dell'aeroporto di Bergamo, andiamo a prendere l'aereo perché andiamo a Stoccarda, in Germania. E fino a qua tutto bene. E voi no? Siete lì che dite, ma cosa andate a fare a Stoccarda? I cazzi nostri, perché andiamo a fare una vacanza. E niente. Cosa ridi te? Inquadra Jacopo primo piano sul patate. Ha rubato il cibo di tutti, lo sta pucciando ovunque. Si vede dal doppio mento. Si vede il doppio mento. È lì che puccia e puccia e puccia. Oh, Dio so puccia. Dio solo sa quanto ha pucciato questo ragazzo. In giovane età. L'italiano medio in vacanza parte 2, raga. Stai rovinando le vacanze. Che bel baffo. Le. Abbiamo fatto i controlli, stiamo aspettando il gate, abbiamo fatto colazione. Ma gliene frega un cazzo la gente di quello che c'hai da dire. No, adesso la gente. Perché non è che tu metti queste parti, poi dopo Stoccarda non metti un cazzo, cioè come dire. Metti solo le parti che non servono a niente. Un altro fans che si lamenta come i fans di questo canale. Cosa hai preso? Un caffè hai preso? Una brioche. Un caffè e una brioche. Tac, la briochina. Cappuccio. È milanese. Cappuccio. E cosa che invece si prende il latte? Cioè raga, mi sono cagato addosso appena ho visto questo robo qua. E lei si prende il latte. È forte di stomaco. Allora raga, siamo atterrati. Volo un po' turbolenzo, però l'atterraggio è incredibile. Però no, c'è l'Elisa, grande Elisa, com'è andato il viaggio Elisa? Sei tutta contenta, eh? Siamo arrivati qui in Germania, andiamo a mangiare i crauti. C'è niente, adesso abbiamo preso il biglietto per la metro, c'è la metro e andiamo un attimo in hotel. In teoria la camera ce la danno tipo verso le 2, però se è pronta tanto vale. E niente, raga, adesso mi vedete luminoso. Quando mi vedete sole tutta sorgerà. Luminosa. Allora, esattamente dall'altra parte. Dall'altra parte dobbiamo andare. Ok, perfetto. Comunque, siamo arrivati in hotel. Siamo stati in hotel, dove vi faccio vedere anche l'hotel. E abbiamo mangiato. È tardi perché sono tipo le 3. Adesso andiamo a vedere un po' la zona. E sembra molto figo, abbastanza pulito. Abbiamo preso già, ovviamente, delle birre. Che io non ci ho capito un cazzo di quello che mi ha detto il tipo. Fatto sta che tipo volevo prendere una birra normale, no? Invece me l'hanno portata una birra col limone che mi fa schifo. E vabbè, non so parlare né l'inglese né il tedesco, sono tutto contento. Comunque niente, la zona sembra bella, figa e niente. Adesso andiamo a vedere dei castelli. Volete vedere i castelli? Mi piacciono i castelli.
bella, ma mi sembra la, la baia quel coso là, oh. Vi fa schifo la birra, non venite in Germania, perché qua è tutta una birra. Dai, ma posso farmi una foto? Questa qua ci fa le foto, ci fa. Si gira. È tutta una birra. Cioè ovunque, ovunque c'è gente, birra. Parliamo birra, un attimo, ovunque. Ragazzi, allora. Ormai Davide è un po', no, che fa questi video c'è qui. Birra. E voi, tu che stai guardando, birra. Non gli stai facendo bene. Birra. Dovete smetterlo, smettete tutti. Basta. E questa qua praticamente è la via dello sea hopping, perché è chiamata così ovviamente per i così pochi negozi di moda. Ovviamente stasera è un po' in disordine, eh? L'hai distrutta questa camera, cosa ci hai fatto? È un po' in disordine, però questa è la camera, è piccolina perché è tutto qua, un armadio, ok? La valigia, armadio, la TV, l'Elisa, era compresa nel prezzo, tutta la roba e il bagno, raga, che è disfo, che il bagno, ovviamente. Lasciate stare i miei capelli, sono appena svegliato, è la doccia. Dove andiamo oggi? Non si sa, o un museo d'arte e poi forse un castello, un palazzo. Niente shopping? No, niente shopping. Ciao Jacopo, buongiornissimo! Ciao! Ciao Simo, buongiorno! Allora, siamo a fare colazione, no? E io stamattina vi spiego cosa stavo per prendere. Ok, ci siamo presi le crepe. Thank you. Niente, ho preso le crepe, eccetera, ci siamo presi le crepe e poi volevo un succo di frutta. E quindi io, da buon madrelingua inglese, gli fo this. Il problema è che questo è un prosecco, raga, quindi per fortuna che me l'hanno detto, se no stamattina mi sparavo un prosecchino. E che fai, te ne privi del prosecchino? Non te ne privi del prosecchino? Te ne privi del prosecchino? Vi piace casa mia, ragazzi? Sì, è bellissima. Quando ci facciamo il prossimo party, ci facciamo le cose, ci facciamo le grigliate, Siamo arrivati a visitare un castello che non so come si chiama, com'è che si chiama questo castello? È un nome strano. Ludwigsburg Castel. Qualcosa, raga, è stupendo. Ludwigsburg, comunque. Esatto. Non so qual è. Improvviso un cinese, proprio un cinese che fa le foto. Che professional. Benvenuti, raga, benvenuti a casa mia. Questa è la mia dimora. Oggi vi farò vedere la mia piscina. Andremo a fare una grigliata, vi farò vedere l'interno. Viva la salsiccia! Pochi denari sono stati spesi, una casetta così per passarci il weekend. L'esemplare donna di cinesa, eccola qua, l'italiano medio in vacanza, è vero che sei l'italiano medio in vacanza? No, perché Jacopo l'italiano medio in vacanza, due crepe, cappuccino, zaino, rutto libero, birra, questo è l'italiano medio in vacanza, grande. Ti piace questa casetta, Jacopo? Eli. Allor. Il problema, raga, è questo. Volevamo andare a visitare dentro. Il problema è che c'è la guida. Ok, quindi bisogna farlo con la guida. Dovevamo aspettare tipo un'ora e mezza. Ok, quindi normalmente non si può visitare. È un altro biglietto a parte. Quindi avevamo lo sbatte gigante e non l'abbiamo fatto. Quindi continuiamo ancora a visitare i giardini. Quanti giardini? È tutto un giardino, ma pensa al giardiniere che fa ste giardinate, Allora attenzione, c'è Marca, si può uscire, si scorda, si può tirare l'asci, prendilo, vai che lo prendi, si presta a sferrarlo, ce la fa, si ferma in box. Nuovo T-Max, che testa strana, nuovo T-Max Sport Edition, ti basta poco per darla paga a tutti, è ripartito.
E via che c'è il parco. E vai che andiamo. Sono il primo Marche, secondo Valentino Rossi. Prima dentro. E niente, fa un po' di corradello. Grande Elisa, Natala, segui la moto ZP? No. No. Non so chi è più fagiano. Ma Jacopo dici o... c'è la torre. Abbiamo visto più bambini qua che in asilo. Ci sono due coccodrilli. Fate la maialata di sotto. Allora, già nessuno lo sa come fa il coccodrillo. Fate le sporcagione. Come fa il coccodrillo? Nessuno sa come fa il coccodrillo. Però non come fa il coccodrillo? Come? No, usciva. Come fa il coccodrillo, bambino? Come fa il coccodrillo? Bambina! Come fa il coccodrillo, Elisa? Roar. Che cazzo è un leone? I famosi coccodrilli che fanno roar. Grande. Queste sono le migliori band di Stoccarda, raga. Comunque c'è tipo la notte bianca, una roba del genere. La notte birra qua a Stoccarda. Anche perché i negozi rimarranno aperti fino a mezzanotte. Ci sono andati dei tipi che, italiani che vivono qua. E adesso c'è montagna di gente, gente che mangia, gente che fa le cose, montagna di tutto. Montagne, montagne, cioè. Ma c'è Deadpool. Pum! Compravi, anch'io. Anch'io. Cosa ridi? Hai visto Deadpool? Sai quanti gnocchi li ho sguscio? Hai visto Deadpool? Ti ho fatto pure il video, ti ho fatto grande. Sono il doppio di Deadpool, sì. Ma va là. Guardalo, cazzo. Ma per forza i ciccione il doppio, eh? Grande, yeah. Lo vedi, Jacopo, tutto questo? Stai pur certo che un giorno non sarà mai tuo. Proprio, ma tranquillamente. Proprio a mani basse. A mani basse. Bello. Guardalo lì. Non c'è nessuno qua. Ieri c'era tutta la folla. Adesso è mattino presto, non c'è nessuno, eh. Che ore sono? Sono le 10. È mattino presto in tedeschi, qua. Niente, raga, terzo giorno. Stiamo facendo un giretto per Stoccarda che è disolata. Ieri sera c'era la vita, c'era. E adesso facciamo... No. Vabbè, niente, stiamo facendo un giro perché poi a breve andiamo a fare... Andiamo perché c'è l'aereo. Proviamo un posto dove ci vendono qualcosa. Vogliamo comprare qualcosa. Vediamo una birra, dai. L'ultima birra, the last birra. E poi via si va. C'è pure l'Elisa, anche se non parla più. Però c'è anche l'Elisa. È addormentata l'Elisa. Sì, c'è solo addosso. Perché giù di qua dopo non c'è più. Fai in giro su te stessa, Elisa. Ma che brava. Che brutto il sole, eh? Sì. Che schifo. Sì. Jaco sul piede. Mettiti anche tua pecora come Davi. Dai, dai, girate, su, su. Per vedere che ore sono, si vede. Indovina che prende una birra al mattino. Una mattina è già mezzogiorno. Bella fresca. Anche gli altri qua non sono più utilizzati.